grande partita, altro 4-0, importante comunque confermare la testa della classifica. Sì, abbiamo confermato la testa della classifica, un 4-0, ma sinceramente la partita non mi è piaciuta. Da un punto di vista tecnico non è stata una delle, una, come al solito diciamo, una partita molto confusionaria, i ragazzi inspiegabilmente erano nervosi, forse perché non vedevano l'ora di mettere a sicuro il risultato, però questo ha innervosito e non c'è stata una bella partita tecnica. Ecco, infatti all'inizio il mister Schiavone ha sorpreso un po' tutti schierando una specie di 3-4-3 alla fine, con tre punte, Castro, Pinnelli e Tarantino, che ha sbilanciato un po' la squadra. Sì, ha giocato con tre punte, non lo fa solitamente, e ha voluto subito che la squadra impostasse in maniera forte il proprio gioco. E sì, però sì, ragazzi, il risultato hanno messo a sicuro un 4 gol, però voglio dire c'è stata molta confusione, però questo vabbè, ci settimana cominciamo, vedremo un pochettino. Ecco, per andare in episodi extra calcistici, comunque la scuola calcio dove lo Sportmania gestisce anche è stata purtroppo accusata da un furto di vandali, diciamo, colpiti, che cose che non fanno bene a una società come la vostra. Sì, sono episodi che possono succedere, che purtroppo succedono in tutte queste città, ma voglio dire, tutto sommato non abbiamo dimenticato, pensiamo ad andare avanti. Ecco, il prossimo impegno in trasferta prima di Natale, vi mancano almeno tre per laurearvi campioni d'inverno. Oramai, se si arriva a questo traguardo, diciamo che il 60% della seconda categoria oramai il titolo è in tasca. Sì, l'ultima domenica andiamo a Rodi, poi ci goderemo le vacanze natalizie e siamo sempre primi a 6 punti dalla seconda, e ogni domenica è una partita a sé, quindi andiamo domenica per domenica cercando sempre di vincere e mantenere la testa della classifica. Perfetto, la ringraziamo Presidente, alla prossima. A voi buon auguri. Grazie.